Pierpaolo, veramente, però mi hai sorpreso, devo dire mi hai sorpreso, perché io una cosa così, guarda, io stesso non ce l'avrei mai fatta a farla, proprio cattivo, cattivo proprio, effettivamente mi sono sbagliato sul tuo conto, anzi devo dirti i complimenti perché... Ma che dici, ho esagerato, Ricca? Era forte, macellaio, macellami, gesti, cose, perché lo, toccate. Ma magari mi ha riconosciuto al telefono. Perché è quello dell'angolo. Sai, Pierpaolo, qual è il problema? Che adesso, siccome c'è stata un'escalation di questo tipo di crimine a New York, hanno istituito un gruppo speciale, una SWAT, le squadre, i corpi speciali che fanno proprio irruzione nelle case dove sono stati fatti gli scherzi troppo violenti. Ma che davvero? Troppo criminali, quindi sai... Ma che fai? Yes, I'm very sorry. Yes, it's again me. Ma stai chiamando per chiedere scusa? Yes, very sorry. Ma metti giù, ma metti. Ah! Piano poi con sto telefono, porca miseria, non sbattere. No, oh, che tu precario, attaccato con le vitarelle. No, non mi sento più. Cioè, infatti, è venuto anche giù una volta. Ma quando? Come quando? Ma veramente non ti ricordi quando è caduto? Eravamo in treno che dovrebbero darci. Sì, sembra un po' uno scherzo. Un premio a scherzo. In realtà, invece, è un premio molto importante. Sì. Comunque, un riconoscimento che viene dato da Neuroton, che è un'associazione onlus che si impegna nella creazione di una banca dati. Eccola, perfetto. Adesso non telefoniamo proprio più. Neuroton, io Neuroton glielo darei a lui. Potevi anche restare offeso dalle altre cose. Potevamo restare offeso. Mi ha schivato un piede per un centimetro. A un certo punto ho sentito come un rumore. Cos'era? Un rumore. È cascato il telefono, vabbè. Comunque stavo dicendo, la banca dati dicendo... È caduta la linea. Dai, sì, se fai così, ha capito come ha fatto. Dai, è a dar la colpa al povero Salvatore. Povero Salvatore, povero cialtrone, perché guarda che attrezzo ti sei trovato per, no, a me Salvatore... per come compagno di affarucci, dai. Ma secondo me Salvatore è stato un grande acquisto, ma perché sì, ha dato verbo. Una nota di spensieratezza e con la capacità di sapersi inventare diverso in ogni situazione. Diverso in ogni situazione? Sì. Tipo, ti dice qualcosa? Sassofono no. Per Paolo. Non capisco a cosa non ti stai riferendo. Questo è l'inizio. Faccia la base. Yo! Everybody knows. Finas. Come era? You. Andiamo. Vedeci. Che patetici, porca miseria, mamma mia. Vabbè, ma non è che tu adesso, tu guarda che non hai capito la situazione, lì siamo andati a fare un provino. Sì, da... me la ricordo, cioè tra l'altro hai preferito Salvatore a me, sei andato a fare il provino con Salvatore al mio posto, spacciando. Guarda che ha tanto così siamo passati, siamo quasi stati presi per fare il seguito di 8 Mile. Ma tanto così che non vanno presi a calci, altro che per fare il seguito di 8 Mile. Si chiamava Night Mile. Ma cammina, calci sì. Mile, va bene. Era tutto al buio, così non si vedeva che eravamo bianchi e pensavamo che eravamo neri. Night Mile era una roba tipo, gli avevo scritto io il soggetto e Salvatore doveva fare. Era veramente brutto, guarda, ti posso assicurare, era veramente uno schifo quello rap lì, una cosa non si può neanche chiamare rap. Guarda che quello, comunque Salvatore è un artista, è uno che si sa lavorare come poche persone al mondo. Salvatore è uno in gamba. Ok, in gamba sì, professionista serio ho qualche dubbio, permettimi. Beh, che c'è? Che è? Cos'è? Che è? Sono soldi?
È un assegno. Fammi. Che è? Oh. Cos'è? Dici che cos'è? E dammelo, che cos'è? Dun 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 dun. Che? Niente. Ma sei un deficiente, sei. Ma dai, stiamo tornando in diretta. Ma che suspense? Ma cammina, va. Ma mi ha fatto... Ti stavo scrivendo. Poi tra l'altro, proprio tipo l'intestino anche, no? Sì, vabbè, adesso neanche a scendere nei dettagli, perché... Cioè, non è che ci interessa poi. Però se non sto bene, è importante che lo sai, perché... Sì, sì, vabbè. Tu se a un certo punto stai male, vai... vai a... Professionista serio. Vabbè, professionista serio. Adesso la giornata storta può capitare a tutti. Quando è venuto con l'Oscar, guarda, ma te la ricordi quando è venuto con l'Oscar pure? Certo che me lo ricordo, quando è venuto con l'Oscar. Oh, cioè lui aveva bisogno di quella cosa, cioè, per gratificarsi, per sentirsi utile alla società, voleva un premio, si è dato un premio da solo. Questo ha fatto bene. Guarda che la giornata storta, adesso tu ti vai proprio lì a sfrucugliare il singolo episodio. Perché? L'abbiamo chiamato in onda 8 mesi in diretta, tutti i giorni. Non puoi pretendere che uno sia perfetto. Anche tu, no, allora, anch'io ho sbagliato tante volte. Ma ci mancherebbe, cioè, ci mancherebbe altro. Cioè, per una volta che magari è stato un po' strano. È stato un po' strano. Sì, una volta. Invece dal punto di vista tecnico non... Ma dal punto di vista tecnico è impeccabile. Una persona non sbaglia mai. 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 Magari un peccatuccio veniale qualche volta. Però... Un peccatuccio veniale? Aspetta, fammi ricordare uno... No, è vero, uno no. Uno, una moltitudine uno. Proprio di problemini, di peccatucci, come li chiami tu. Una moltitudine.